Un viso angelico, un animo semplice ma saggio. Teresa Manganiello, la beata Irpina originaria di Montefusco, arriva sul grande schermo. Il film è stato presentato ieri a Benevento presso il Teatro De Simone. Regista della pellicola Pino Tordiglione, d'eccezione il cast. Oltre alla protagonista, la giovane Federica Citarella, volti noti come Maria Grazia Cucinotta, Lucio Allocca, Paolo Ferrari, Patrizio Rispo. Il film, che ripercorre le tappe della breve vita della santa, è stato girato tra il Sannio e l'Irpinia, in sala nutrita la presenza di ecclesiastici, tra gli ospiti Sua Eminenza Cardinale Angelo Amato e Monsignor Marcello Bartolucci. Il merletto di Dio, così è stata definita la beata, una storia semplice e grande allo stesso tempo, che racconta anche l'Irpinia negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia. Pino Tordiglione, perché un film su Teresa Manganiello? Un film perché c'era l'esigenza di raccontare il passaggio dal Regno Borbonico delle Due Sicilie all'Unità d'Italia, al Regno Sabaudo, quindi raccontare questo momento drammatico per le nostre popolazioni del Mezzogiorno, un periodo che fu, diciamo, caratterizzato da massacri, da disperazioni, da miserie. E Teresa Manganiello appunto rappresenta tutto ciò. E lei è come spuntata come una grazia divina che si è adoperata per far riuscire la vita degli altri, ha incarnato a sé tutte le sofferenze di quell'epoca e cercava, voglio dire, si adoperava per far riuscire la vita degli altri. Lei che era così tenera, così diciamo ingenua, analfabeta tra l'altro, però aveva questa forza, questo coraggio, questo credo che vedeva le cose, voglio dire, in una maniera, in un'ottica diversa. È bello questo personaggio perché, pur essendo analfabeta, è bello perché anticipa concettualità filosofiche di grande prestigio. Parlo di Kierkegaard, parlo di Bonhoeffer, parlo dell'attuale Benedetto XVI. Cioè, una figura che attraverso la sua semplicità, i suoi discorsi che faceva, verso chiunque, era sempre la stessa. E spunta questa contadinella, voglio dire, analfabeta ma sapiente, sapiente, sapiente. Qual è il messaggio che lascia Teresa Manganiello? Teresa Manganiello lascia alle nuove generazioni un messaggio di speranza, un messaggio di amore, perché lei era convinta che il paradiso fosse su questa terra.